Ciao ragazzi! Guardate un po' dove siamo tornati! Riconoscete questa stanza? Sì. Tu la conosci molto bene! Siamo tornati qui nella nostra casa di Rovigo, perché anche se ci siamo trasferiti a Roma da settembre, questa casa ce l'abbiamo ancora e abbiamo lasciato qui praticamente tutte le nostre cose. E era praticamente quasi un anno che non tornavamo, perché tra la scuola, gli impegni e tante cose non siamo riusciti a tornare. La nostra idea era di tornare molto più spesso, a riprenderci un po' di cose, a trovare gli amici, i cugini che abbiamo qua, però poi la vita romana ci ha travolti e non ce l'abbiamo fatta, ma adesso ne abbiamo approfittato di questo weekend libero e siamo tornati qui. E così Alissa e Daniel prenderanno un po' di cose che vogliono portare a Roma, saluteremo gli amici, andiamo a trovare gli ex compagni di scuola anche, sì, vero? Infatti oggi andiamo a scuola, ma non per studiare, per vedere gli amici. Eh sì, perché oggi è sabato, non so quando pubblicherò questo video, però oggi che lo stiamo girando è sabato e alla vecchia scuola di Alissa si andava a scuola anche il sabato, invece a Roma non ci va, quindi oggi per lei è vacanza ma per loro no, quindi ci sarà questa sorpresa di Alissa che li va a trovare. Sì, perché io faccio delle ore in più di scuola, loro esatto. Invece di meno. Loro fanno meno ore ogni giorno, però vanno il sabato, tu ne fai di più, però il sabato mai. Vabbè, comunque Alissa, com'è stata la sensazione di rientrare in questa casa dopo tanto tempo? Bellissima. Un po' ti manca, eh? Sì. E scommetto che anche a voi che ci guardate un po' manca questa cameretta, questo ambiente a cui vi eravate, secondo me, anche un po' affezionati. Beh, effettivamente anche a me. Cioè, è bello stare a Roma, ci piace la nostra vita a Roma, però rientrare in una casa dove ci siamo stati per tanti, tanti anni, dove Alissa e Daniel sono nati e cresciuti praticamente, ti dà un po' di nostalgia, no? Vabbè, però ci possiamo tornare, anzi, quando ci saranno le vacanze di estate ci torneremo. Poi non lo so se un giorno alla fine la venderemo questa casa, se non ci servirà più, però per il momento ce l'abbiamo e ne approfittiamo. Allora, qui Alissa metterà via un po' di cose, però aspetta, andiamo a sbirciare che sta facendo Daniel prima. Andiamo a vedere. Vediamo Daniel. Dove sta? Dov'è Daniel? Ma c'è Daniel? Oh, aspetta, eccolo! Qui la camera è un po' meno ordinata, però perché? Perché qua siamo già a buon punto. Allora, stai facendo una scelta, una cernita, ma secondo me certe cose neanche ti ricordavi che ce le avevi, vero? Queste qua l'ho appena ritrovato. Questo? Il sacco a pelo a forma di coccodrillo, quello è fondamentale? Certo! Ragazzi, mi raccomando, le cose fondamentali, anche perché casa a Roma, lo sapete che non è tanto grande, quindi non è che potete portarci cose che poi lì per ora non le possiamo sistemare. Questo è fondamentale. Cioè, sta roba è fondamentale? Sì. L'orologio Yo-Kai Watch che non ci hai mai giocato neanche quando ce l'avevi qua, come Alissa che ha preso un gioco, quel gioco di trovare le immagini che poi non ci giocava mai. Tutte le cose per il Play-Doh! Oh, per il pane! Il formaggio! Dai, volendo si chiude. Il microscopio lo portiamo, ovviamente. Sì, il microscopio, però. Dai, questo lo lasciamo fuori dalla valigia. Lo mettiamo anche questo a parte. Ok, però io voglio portare via pure un po' di libri, perché qui abbiamo anche dei libri bellissimi, pop-up. E anche in camera tua, Alissa, ci sono quelli delle casette delle bambole. Voglio portare soprattutto quel libro dove aveva vari percorsi e tu facevi sempre dei personaggini e noi ci andavamo. I libri dei labirinti, questi li devo portare anch'io, è vero. Questo era il mio Toca World, quando non esisteva Toca World. Io creavo i personaggini di carta e poi li facevo vivere all'interno di questi scenari, ma soprattutto in questo. Questo era il mio preferito perché aveva le case più belle, aveva delle case, sì, guarda poi questa, un dei sacco fantasmi. Di percorsi. Sì, ma poi questo ricreava proprio le case, mentre qui vedi ci sono tante stradine, poi sì, qualche casa c'è, però più piccola. Invece qui guarda, c'era, guarda questa, delle fate. Questa era la mia casa preferita. Eh sì, anche la mia era una delle mie preferite. Questa mi piaceva tantissimo, quella che ti ho fatto vedere prima del, sì, fantasma. Questa qua bellissima, ci facevo delle, vero, sì, che qua storie tipo misteriose. Qua ci giocavamo insieme, che qua dovevamo scappare, però poi qua, sì, arrivava qualcuno. E poi aspetta, anche questa non era male perché era tutto un po' il mondo arabo, no? E la nave. Vabbè, insomma, questi ce li portiamo, li prendiamo subito, anche perché sono anche un po' da collezione, eh? Questi sono fuori produzione. Prendi. Ma tu che stai facendo? Questo è bellissimo.
Vai, torniamo in camera, Lissa, con il nostro bottino preso dalla stanza di Daniel. Lui lo lasciamo qui a continuare a guardare questo libro dei pinguini, molto molto interessante, fondamentale soprattutto. Soprattutto fondamentale. Bene, dai, così cominciamo a rendere di nuovo un po' più vostre anche le camerette. Anche le camerette nuove, mettendoci un po' di cose qui della vostra storia, della vostra infanzia, questo quadro. Questo è un pezzo di storia. Quello che io mi chiedo è, ho detto ad Alissa, mi raccomando, prima di tutto le cose fondamentalissime di cui non puoi fare a meno, poi nello spazio che avanza mettiamo quelle meno importanti. E la prima cosa che ho messo è questo gioco, che ci abbiamo giocato una volta per fare il video, poi basta, finito lì sullo scaffale, mai più giocato, adesso è diventato fondamentale. Poi ho portato pure queste palline per... Ma le palline? Sì, ma sai perché? Perché servono a scuola, soprattutto ma queste. Che servono a scuola? Per farti mettere le note servono? No, servono per una cosa scolastica. Allora, che c'è, la cipolla? Sì, la cipolla. Ma Lisa, avevo detto le cose fondamentali. Ma che fondamentale la cipolla? Poi questo bel segnalibro. Però questo mi serve per capire il livello. Il push pop. Sì. E questo per fare gli squishy. Va bene. E poi scusa, ma cosa c'è qua dentro? Non mi ricordo. Le bambole, ma le nostre erano forse? Sì. Qui c'è anche una Reborn Lissanguria, l'avevamo abbandonata qui perché ne avevamo portata solo una dei vari modelli. E Alissa, no, ci dobbiamo riprendere le bambole in silicone. Ragazzi, da quant'è che non facciamo un video con le Reborn in silicone? Qui dentro? Che disordine! No, le lane! No, Ali, veramente, stai prendendo le uniche cose che non hai mai usato neanche quando eravamo a vivere qui. Lo so, perché qua era tutto più normale, lì invece non ce le ho queste cose. Ah! Ma questo lo prendiamo per quando... Il tavolo luminoso, sì, dai, questo sì. E anche questa lavagnetta era bella! Vai, vai, carica il bagaglio. Io devo prendere una cosa là fuori, fondamentale. Qui fuori e anche qui dentro ci sono un po' di giochi che non c'entravano in cameretta di Alissa. Vabbè, poi vedremo se c'è qualcosa che vuole venirsi a prendere. Vabbè, insomma, ragazzi, adesso lascio qui Alissa a riempire un po' la valigia, poi magari torneremo a vedere a che punto è. Anche queste bambole potrebbero far compagnia alle nostre, no? Che abbiamo già adesso a Roma. E anche il quadro dell'anguria. E come si chiamava questo premio dei me contro te? Il Like Award. Sì, credo. Ma io queste cose per la cucina le voglio. Guarda quante cose che ho. Ok. Ah beh, lì c'è anche l'anguria da tagliare per forza. Va bene, dai, allora adesso metti qualche altra cosina. Poi però dobbiamo andare alla tua scuola. E poi oggi pomeriggio si lavora e si riempiono valigie, scatole. E ci facciamo un bel carico da portare a Roma. Sì. Dai, che rendiamo queste nuove camerette un po' più alissose e danielose. Perché adesso sono belle, cominciano a essere belle, anche già un po' piene, devo dire, Però ci mancano un po' queste cosine quando facevamo i video della cucina. Oh, un melosomaco. Però qualcosa lasciala pure qui, così le volte che torniamo abbiamo pure qualcosa qua, no? Ok, va bene, ragazzi, allora per ora vi salutiamo, dopo magari vi facciamo vedere qualche altra cosa presa, però ora dobbiamo andare. Perciò, a dopo, ciao! Ciao! E poi qui avevamo anche le scale. Sì. Com'è fare le scale? Bello. Ah sì? Mi ricordo che invece quando dovevi andare su a portare qualcosa non ci volevi mai andare perché non ti andava di fare le scale, ora sono diventate belle. Oh, scarpe personalizzate. Queste ve le abbiamo già fatte vedere, però sono troppo belle, dobbiamo farle rivedere. Così almeno ti riconoscono, Alissa. Magari è passato troppo tempo, adesso ti vedono con gli occhiali, l'apparecchio, che parli romanaccio e non ti riconoscono più. Almeno dalle scarpe ti riconosceranno. Solo che non entrano. Ma che ti sei messa i calzini ciccioni? I soldi sì. Sì. Eccoci qua, anche queste sono strade abbastanza familiari, vero Alissa? Tutte le mattine per andare a scuola. E che cos'hai lì? Dei dolci che porto come regalo alla mia scuola. Sì, abbiamo fatto un vassoietto, ora non si vede, è chiuso. Un vassoietto di pasticcini per farci perdonare di essere scappati così, averli abbandonati. Sì. Ma ti mancano i tuoi compagni? Sì, molto. Anche se pure quelle nuove, dai, non sono male di amiche. Li voglio bene a tutti. A tutti,
brava Lisa. L'amore non si divide, si moltiplica. La vespa, no! Ah, gli insetti che c'erano a Rovigo, Lisa se li era scordati. Mi sa che di quelli non ha nostalgia. E io nemmeno. Diciamo che era uno dei motivi principali per cui sono voluta andare via. Le cimici, prima, le vespe, le cavallette. Prima ho chiuso la finestra del bagno perché avevo avvistato una cimice. Ecco. Va bene, continuiamo il nostro viaggetto qui a Rovigo. Qua mi sto portando via casa. Ah, ecco, ti porti via casa da casa. E poi, se oggi c'è tempo, visto che qui a Rovigo c'è la tua cuginetta azzurra di Azzuleu Channel, facciamo un video insieme. Magari la facciamo venire da noi e fate un video insieme come ai vecchi tempi. Sì. Dai, speriamo che ci sia tempo. Ora andiamo via! Arrivati! Va bene, ora non riprendiamo ovviamente l'incontro a scuola e ci vediamo dopo. Ciao. Ed eccoci qua, fatta ricreazione con i tuoi ex compagni. Tu hai portato i pasticcini e hai rimediato caramelle. Sì. Scambio equo. Allora com'è stato rivedere la tua vecchia scuola, i tuoi amici? Bello, mi mancano. Immagino. Però torneremo a trovarli. Sì. Ok, ora torniamo a casa. Allora Lisa, siamo tornate a casa. Tu hai continuato il tuo lavoro. E vediamo un po', questa valigia mi sembra bella piena. Molto, è troppo piena. Vediamo un po' cosa ci hai messo dentro. Ma saranno cose veramente essenziali? Io ho i miei dubbi su cosa Lisa reputa essenziale. Vediamo. Essenziale questo astuccio vecchio. Sì, guarda cos'ha. Ha un sacco di cose. Questo regalo rosso. Questa penna, due gomme. Ma non ti serve. Penne. Ma sto cane ti serve. Sì, sto cane ti serve. Sì, mi serve. Questo set per fare la pizza ti serviva? Sì. E ti serviva anche questo, cos'è? Sempre per tagliare i salami. E qui che altro c'è? Il peperone. Vabbè, tutte queste cose per cucinare. Ma come mai ti piace così tanto cucinare? Ma questa è l'altra pizza. E dove sono gli altri pezzi? Stanno lì. E beh, mettici anche quello allora, no? Ecco, anche il peperone. E sti squisci. Ma non servono tutti sti squisci. Non sono fondamentali. Sono fondamentali. Poi ho messo anche i due libri del labirinto. Vabbè, un po' di cose che ora dai, adesso ci guardo un po' anch'io, voglio essere sicura che l'hai riempito veramente con cose che poi una volta che le portiamo alla casa nuova, gli troviamo un posto. Per questi? Due Barbie a caso. E voglio riattaccare questi sul muro. Ah, ok, un po' di stelline che erano rimaste, perché qui infatti era bello, che si illuminava. Sì, mi manca questa cosa. Poi io, visto che Bia è già a dieta, bisogna fargli pure il movimento. Giusto, dobbiamo far dimagrire Bia e la dobbiamo far mangiare di meno, però anche muovere di più. Va bene, adesso io continuo a guardare qui se saltano fuori altre cose da portare e altre resteranno qui per i prossimi viaggi. Va bene, e allora ragazzi, questa nostra escursione qui nella casa di Rovigo per adesso finisce qui. Forse riusciremo a fare anche qualche video ambientato in questa cameretta prima di andare via. Però per oggi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!